Sono ancora, stanno ancora cercando di capire. Stanno ancora cercando di capire cosa succede. E allora noi, questo video lo vogliamo dedicare anche a quell'altra piazza, perché noi siamo la naturale continuazione dei nostri nonni. Siamo la continuazione di quei valori lì. Quella gente ha combattuto, ci ha lasciato la vita per dei valori, per darci una nazione libera, o quasi, perché non siamo ancora diventati una nazione libera, siamo quasi liberi, quasi. Se avessimo un decimo del cuore e del coraggio di quella gente lì e un centesimo dei coglioni di quelli lì, noi compiremo un lavoro per loro, italiani! No, ma poi non devo gridare, non devo dire parolacce, non devo gridare, non devo dare nessun fianco a queste televisioni, ci sono tutte. Io voglio dare un benvenuto alle nostre belle televisioni dalle quali prendiamo una sana informazione, e ci sono oggi. Un benvenuto alla televisione australiana, grazie che ci siete. Un altro benvenuto a una che sprizza democrazia da tutti voi ed è qui con noi, Al Jazeera, alla BBC, un benvenuto alla CNN, un benvenuto a quello lì che mi riprende, che ho conosciuto, maresciallo, non so che è della Dimos. E adesso c'è anche la RAI, si stanno muovendo, hanno paura, avete messo paura, ma noi vogliamo, noi vogliamo tranquillizzare, perché le nostre armi non sono le stranghe, andare a sfasciare vetrine, le nostre armi sono scendere in piazza a mettere una firma, prenderli e le fermi. E la nostra arma principale è prenderli per il culo. Italiani e italiane, noi hanno cercato di tutto per mettere zizzania tra questa piazza. Tira giù la bandiera, per favore, ragazzi, tiratela giù. Non è una piazza da bandiere questa qui, questa è una festa del 25 di aprile che appartiene a tutti gli italiani, con o senza bandiera. Togliete la bandiera. Hanno cercato di tutto, cercando di zizzania, di mettere una piazza contro l'altra, di dire gli amplificatori saranno girati uno contro l'altro. Abbiamo gli stessi amplificatori. Volevano farci diventare come Don Camillo e Peppone, hai capito? Quando Peppone parlava, Don Camillo tirava le campane per non fare sentire. Invece voglio dire a chi si è opposto a questa manifestazione che siamo tutti Pepponi e tutti Don Camilli. Non devo gridare. Si sono opposti i grandi uomini, gli sani principi. Da Chiamparino è sceso, ha detto che non condivide, ma è giusto, non condivide questa manifestazione per la libera informazione. È chiaro che non condivide, perché se la libera informazione ci fosse, tutti saprebbero il livello intellettuale del vostro sindaco, tutti saprebbero. L'acqua. Un altro che si è opposto, tra questi filosofi che vengono fuori sempre dopo, filosofi postdatati o uomini di cultura, un altro uomo che io leggo e conosco, perché ce l'ho avuto contro in diverse cause, è l'avvocato della Fiat,
Franzo Grande Stevens. Oggi già uno che si chiama così, guarda, te lo dico, averlo contro, io avevo un avvocato, perché lui stasera non fa parte delle grandi società. Io ce l'avevo contro in una causa, non mi ricordo più di quale, e il mio avvocato si chiamava Pino Circolino, Circolino. Io Pino Circolino, lui Franzo Grande Stevens. Il magistrato mio non l'ha fatto neanche entrare nel suo ufficio. Bene, Franzo Stevens ha abbracciato i valori della resistenza, dell'onestà, della libertà. Franzo Stevens li ha abbracciati adesso, perché circa un mese fa, ecco perché non vuole manifestazioni sulla libera circolazione dell'informazione, perché qualche mese fa lui, che è avvocato della IFI, la finanziaria della FIA, lui insieme a Gabetti e insieme a Marone, il trio Lescano della FIA, hanno saccheggiato la Fiat attraverso la loro finanziaria, facendo un equity swap. C'è un altro modo di rubare, che non è più rubare, è fare equity swap. E allora loro che cosa hanno fatto? Hanno costituito la classica società finta in Lussemburgo, e attraverso la loro società, attraverso la Merrill Lynch e la banca, hanno comprato azioni della loro società, sempre tutto interno, non hanno tirato fuori una lira, hanno giocato al ribasso, hanno comprato le azioni a 5 euro, 5 euro e mezzo, mentre un piccolo azionista la poteva comprare un'azione fitta a 8 euro, e la differenza l'hanno introitata come famiglia Agnelli, togliendola dalle buste paga degli azionisti e degli operai. Questo è uno che oggi non vuole l'informazione. Vaffanculo! Sì, l'8 settembre è successo qualcosa di incredibile. Si sono materializzate 1,5 milioni di persone per far sì che donne, vecchi, bambini andassero a votare una legge popolare. Dall'8 di settembre, signori, vi sembra che non sia successo niente? Dall'8 di settembre adesso, ed è solo l'inizio, è successo tutto, cari signori. 5 partiti, non ci sono più. Quelli che sono rimasti non sono neanche più partiti, sono una congrega d'affaristi. Noi siamo andati a votare, questo che mi girano. Mi girano i polpastrelli, perché siamo andati a votare delle elezioni assolutamente anticostituzionali, assolutamente irregolari e fuori legge, e noi abbiamo un Presidente della Repubblica, Morfeo Napolitano, che dorme, lui dorme, si fa i pisolini, poi esce e monita. Avevamo fatto un referendum per cambiare la legge elettorale, e il referendum si doveva fare prima delle elezioni, non dopo! È come mettersi il profilattico dopo che è tornato. E allora Napolitano dovrebbe essere il presidente degli italiani, non il presidente dei partiti. Non ci sono più i partiti! Siamo andati a delle votazioni senza poter scegliere il candidato, violando il principio sacro della Costituzione, che il popolo è sovrano. Non abbiamo scelto il candidato, non abbiamo scelto i partiti perché si sono fusi tra loro, non abbiamo scelto il programma. Siamo andati a scegliere, a mettere una croce, come ci hanno trattato come delle bestie, perché non abbiamo conosciuto e non conosciamo. E tramite questa croce abbiamo mandato in Parlamento 70 di nuovo pregiudicati, 70, senza che voi ne sappiate niente. Ci sono delle new entry, nuove. Noi abbiamo Cuffaro, senatore, condannato a 5 anni per mafia. Fermi! Non dovete fare così! Allora vediamo un attimo, perché siamo qua. Siamo qua per fare una cosa, secondo me, straordinaria.
Non siamo qua a sentire solo uno spettacolo. Non siamo qua solo a divertirci, a sentire musica, a scambiarci segni di pace e a prendere per il culo il prossimo. Siamo qua per mettere una firma, tre firme, in tre referendum. Questa volta non è una legge popolare. L'8 di settembre 350.000 firme raccolte in un giorno sono state messe in un cassetto o sono state messe in cantina. Vi giuro in questo momento che le ritireranno fuori quelle 350.000 firme. E se no, gliene porteremo 2 milioni e mezzo questa volta.